Monica, film di Andrea Palaoro, che qui ha già vinto una Coppa Volpi femminile grazie all'interpretazione di. Charlotte Rampling. E ritroviamo tutto il cinema di Palaoro, intimistico, in grado di raccontarci con grande eleganza, con raffinatezza, in maniera quasi sussurrata, una condizione di sofferenza, di ferita interiore, grazie appunto alla sua protagonista. Che è un transgender, una persona transgender che torna alla famiglia d'origine e quindi a sua madre, che in qualche modo l'aveva rifiutata molti anni prima, di fatto l'aveva messa alla porta, e c'è questo, come dire, ricongiungersi difficile, sofferto, ma trattato con un'eleganza, con una attenzione, anche con una bella leggerezza, diciamo quasi quasi necessaria per stemperare anche, come dire, il conflitto, no? Pochi dialoghi, poche parole, ma pesate con grande attenzione. Ne esce un film delicato ma molto efficace, veramente uno dei migliori, sicuramente uno dei migliori della rassegna ufficiale, del concorso ufficiale. Molto brava la protagonista, molto bella questa fotografia e anche questa idea di raccontare un personaggio, il suo passato, attraverso, insomma, queste telefonate che lei ogni tanto fa e che ci danno e ci restituiscono la sua condizione di vita e quella che è stata e quella che sarà invece all'interno della famiglia recuperata. Chicca, tutto girato in 4/3.